Chinofofia uvaria, sembra una bestemmia, ma invece non lo è il nome di questa pianta. Ne parleremo dopo la sigla. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione. Chinofofia uvaria è un nome orrendo per una pianta strana ma bella. Allora, è originaria del. Vi do un indizio di dove è originaria. Hakuna Matata, Giambubuana, è originaria del Madagascar, per cui è una pianta che ama il sole pieno e non ama i terreni dove ristagna l'acqua, i terreni umidi. È una pianta sempreverde, perenne, è un'erbacea perenne sempreverde, quindi il loro ciuffettone ci sarà sempre. Fa questi steli meravigliosi con questo fiore stranissimo. Il colore arancione che sfuma in giallo, oppure c'è anche in versione completamente gialla che rimane un po' più piccola. È una pianta che diventa anche 1,20 m di larghezza e 1,20 m di altezza. È una pianta che occupa il suo spazio. Il colore è chiassoso come tutte le persone che abitano il Madagascar. Sono proprio una sua caratteristica, li rispecchia perfettamente. Allora, è una pianta che venendo da lì teme il gelo, per cui conviene metterla in vasi abbastanza grandi. Io ho scelto un elegante colore antracite, è un cilindro svasato molto bello, che richiama un attimino una forma elegante per un cespuglio. Perché poi durante l'inverno dovrete prenderlo e portarlo al diciamo riparo, perché teme il forte gelo, ovviamente, essendo una piantina africana. Cosa succede? Fertilizzazione non ha delle grandi esigenze né di terreno se non un terreno ben drenato, ma a livello di fertilizzazione direi toh, fertilizzatela quando la trapiantate e basta. La sua riproduzione potete anche decepparla durante l'inverno e soprattutto, guardate, purtroppo qua nel nord Italia, a Milano, abbiamo avuto un'acqua tremenda, un maggio così non si vedeva non so da quanti anni, ma l'acqua ha rovinato tantissimi i fiori, ha iniziato a far marcire un po' di foglie, quindi quello che potete fare è pulire dalle foglie secche e recidere alla base i gambi dei fiori sfioriti come questo. Tac, vedete che questo qua ormai il fiore era andato e va tolto. Così facendo la stimolate a creare altri fiorellini. Nemici naturali ha dei tripidi che sono farfalline circa. Come combatterli? Sì, possiamo usare l'olio di neem, anche se mi sa che non è molto, diciamo, risolutivo. Per combattere i tripidi conviene usare ancora dei prodotti chimici che forse riuscite ancora a trovare per le ultime volte, tipo la deltametrina, ma penso che sia rara già trovarla. Comunque è buona norma sempre usare olio di neem oppure anche delle micorrize nel terreno, che sono dei funghi che vanno in simbiosi con la pianta e la rendono molto più robusta, perché una pianta sana sa difendersi anche da sola. Questa è una pianta appunto del Madagascar, quindi se la sa cavare in qualsiasi ambiente e contro qualsiasi nemico. Questa invece l'ho messa in un pilone quadrato, sempre color antracite. Per farvi vedere che anche altezza del vaso e dimensioni della pianta cespugliosa stanno molto bene assieme. Mi spiace per le punte secche, per il seccume che c'è, ma è dovuto proprio a quest'estate di cerrapungi che praticamente ci ha sommerso di acqua e quindi ci ha fatto andare a marcire parecchie cosine. Cos'altro dire della Cronofia uvaria, un nome che veramente ci si dimentica. Bisognerebbe inventare un nome per questa pianta. Anzi, facciamo un concorso. Mandatemi dei nomi particolari per rinominare questa pianta, perché il nome originale veramente è impronunciabile.